Buonasera a tutti ragazzi, io sono Noctis, bentornati sul mio canale Twitch. Siamo qui con un nuovo episodio di Death Stranding. Inizio a mettere continua mentre ci incisco su quello che è il gioco, ovvero un bellissimo simulatore di consegne Amazon, misto a qualcosa di vagamente simile a Giulia Passione Babysitter e forse anche un pizzico troppo di Ghostbusters, quindi boh. Finora abbiamo fatto soltanto 3 o 4 episodi e sono successe robe che non abbiamo compreso appieno. C'è da dire che siamo anche a inizio gioco. Abbiamo ora iniziato un pochino a capire che strada vuole prendere la trama principale. Dunque, non mi voglio sorprendere di questa confusione. Spero che in futuro, se non mi defenestrerò o defenestrerò la PlayStation prima, continuerò a giocare e capirò davvero che cosa sto facendo. Per il momento mi limito a obbedire a quello che la sacra quest comanda, ovvero andare in giro per un'America post-apocalittica, dove il mondo dei vivi e il mondo dei morti si sono unificati in qualcosa di non ben tanto comprensibile. E consegnare roba. Tutto qua. Sì, perché in questo futuro, in questo scenario, i fattorini, i corrieri, sono importanti. Sono importanti perché nessuno vuole avere a che fare con lo schifo di quel mondo là fuori. Ok, eccoci con Sam. Che dobbiamo fare di preciso? Ho già preso la quest? Consegna, unità di alimentazione, parco eolico, costruzione ponte. Ok, quindi un bel viaggio ci tocca fare. Comunque non è possibile. Ah, vi ho già detto che il menu è abbastanza scomodo, poco intuitivo, almeno dal mio punto di vista, quindi se non lo comprendo al massimo abbiate pietà. G-Quind. Confermiamolo. Seleziona. Accetta ordine. Il progetto del ponte è nel tuo CCP. Per prima cosa bisogna gettare le fondamenta, dopodiché dovrai aggiungere altri materiali per terminare l'opera. Ci sono tanti fiumi e canyon a cui servirebbe un bel ponte. Ti assicuro che passeggiare su un ponte che tu hai costruito ti dà grandi soddisfazioni. Provaci. Boh, parla per te, tizia. Già il solo fatto di dovermi mettere a droppare la roba per costruire il ponte mentre i fantasmi mi inseguono non è proprio la cosa più bella che io possa fare, però sì, una soddisfazione, certo. Ponte, fondamenta. Una volta posizionati, aggiungi materiali alla struttura per far salire di livello, costruisci, determina la lunghezza, esposta telecamera. Metalli 800. Ok. Chiodo, spray, stivali. Dov'è il progetto del ponte? Scusami, CCP? Non forse devo fabbricare il CCP e col CCP a sua volta fabbricherò il ponte. Voglio sperare che sia questo lo scopo del tutto. Ok. Come la fabbricazione sarà annullata? Portalo sulla schiena. Ottimizza il carico. Bene, penso che ci siamo. Anche se tutta questa roba abbiamo 85 kg di peso su 125, volendo tutti questi stivali, non possiamo tipo lasciarli nell'inventario, nell'esatto armadietto privato o cose simili. Scarico
scala ce la teniamo, il chiodo ci serve, metalli li teniamo, il CCP extra lo posiamo. Qua cos'è? Altri CCP. Forse inizio un po' a capire come funziona l'inventario. Resine, unità di alimentazione, altri chiodi di arrampicata. Okiroki, buonasera a te. Stiamo cercando di capire come prepararci a questo viaggio da fattorino di pizze su Death Stranding. Non so se conosci il titolo. Ci hai mai giocato? Spray riparatore per casse, che non userò mai nella vita. Unità di alimentazione. Armadio. Mi serve? Sì. Ok. Giocato no, però lo conosco. Che gusto è la pizza? Abbiamo una capricciosa. C'abbiamo un bambino molto viziato con noi. Infatti facciamo anche da babysitter allo stesso tempo. Carissimo Kiroki, ti presento Gennarino. È adorabile, vero? Pensa che per calmarlo devo muovere il controller. In teoria con movimenti oscillatori dolci, però se faccio più veloce sembra che lo shakerò come un cocktail. Che carino. Qualcuno ha seguito un percorso che hai spianato. Gli altri giocatori sono soddisfatti del tuo operato. Abbia Ok. funzione. Fai buon viaggio. Allora, proseguiamo. Come al solito troviamo tantissimi cartelli piazzati dai giocatori online, ma l'online qui è soltanto per gli oggetti, non puoi collaborare, è una cosa molto sad. Ok. Ciao Ale, 200 giocatori non sono soddisfatti del tuo operato. No! Guarda che ho fatto cose belle nello scorso episodio. Ma non è vero un cazzo, sono morta atrocemente. No, morta no, aspetta. Però ci sono andata vicino. Ho fatto un fail grandissimo. Come si mette il menu? Ho fatto un fail grandissimo perché dovevo recuperare un carico qua. Ho fatto tutto il tragitto, ho ucciso tutti i nemici, sono andata a recuperare il carico, ma non ho capito come spostarlo. E morale della fiaba, sono tornata indietro, il carico l'avevo lasciato là. Quindi fail. Stavolta non accadrà. Non accadrà perché, allora, attraverso il fiume vado nella selva oscura, proseguo nell'altra selva oscura e arrivo all'inferno. Ah, facile. Ci posso arrivare. Come stai, bellona? Una favola, tesoro. Guarda, sto proprio fresca. Sarà l'area del fiume. Oh, aspetta, 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 aspetta. Allora, posso alzarmi, per favore? Ok. Bene. Dicevo, sto una meraviglia. Ripensandoci, acque profonde, in presenza di acque profonde, Sam non riuscirà a toccare il fondo e verrà travolto dall'acqua. Lo scanner dell'Odradek segnalerà la presenza di acque profonde con questa icona rossa. Usa lo scanner quando attraversi fiumi, altri corsi o specchi d'acqua. Va bene. Il tuo personaggio è un po' meno, lo so, raga, abbiate pazienza. In questo gioco mi lamento dei fantasmi, mi lamento dei nemici, mi lamento di tutto, ma la vera cosa, la vera unica, giusta e sola verità, che sono una cogliona, appunto. Devo attraversare usando le scalette. Sì. Sì. Però c'è un problema perché il signore prima mi ha detto costruisci un ponte. E io questa cosa non l'ho fatta. Pioggia. Che
Che bello, Madonna, il cavolo, Gordo, lascia stare. Davvero un gioco bruttissimo sotto alcuni punti di vista. Spero che la trama mi aiuterà ad apprezzarlo, perché al momento dal punto di vista di gameplay è veramente una palla. Scusami, come uso il... Cioè, pur volendo costruirlo il ponte, come avrei potuto fare? Questo che non capisco, non mi ha dato un tutorial, che devo... Cosa? Questo forse. CCP. Ok. Usa basso e R per effettuare una selezione. È possibile costruire diverse strutture con il CCP. Ma non c'hai la moto? No, perché sta lì, ferma. Mi dice che per poterla utilizzare la devo aggiustare, però non mi dice come devo aggiustarla. Quindi... No. Posso costruire box postale, torre di guardia, ponte. Olè. Un ponte che può sostenere il peso dei veicoli. Ok, facciamolo. Come te la passi, Sam? Come la faccio? Aspettate. No, 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 piano. Modifica cantiere. Ok. Che abbiate pietà, davvero, questa roba va un attimino compresa. Non è proprio il massimo. Cavolo, bello grande sto ponte. È praticamente il ponte di Brooklyn. Perché non me lo fa fare rileva acque profonde? È ovvio che ci sono acque profonde. Ok. Così posso? Non ci incisco? Ma è una stampante 3D per ponti. Cosa stai facendo? Ma davvero? Stupendo, non ci credo. La calma è la virtù dei forti, così dicono. Io ci sono andato a Brooklyn, è più grande del tuo. No, vabbè, ovviamente. Ma davvero sei stato a Brooklyn? Aspita. Ti piace viaggiare, Ale? Che devo fare? Menu struttura, opzioni. Cazzo fo? È tipo la mappa, non capisco. Sono Sam! Sto elaborando consigli, interviste. Dio, quanti consigli che non ho mai cacato. Sembra la mia vita questo menu. Mi mette inquietudine. Ordini, tipologie, carico, cartelli, strutture, ponte. Ok, non mi dici nulla di nuovo? Ah, raga, io odio questo gioco, è davvero una palla. Però ormai l'ho comprato e devo, ahimè, finirlo. È una cosa, una questione di principio. No, le mail già le conosciamo. Ah, le interviste non ve le ho lette oggi. Magari dopo ci diamo uno sguardo. Perché nello scorso episodio ho appunto detto di voler approfondire la trama. Quindi, onesto, bro, io te lo dico, non ho capito come cazzo lo costruisco il ponte. Però ho attraversato e tanto mi basta. Ma andiamocene. Magari ci vuole, non so, del tempo. Sì, sei andato a New York un anno fa. Wow! Parli bene l'inglese? Sì, ti ho sentito parlare in qualche tua live, quindi so che te la sei cavata alla grande. No, io in America non ci sono mai stata. Ho viaggiato all'estero, però tutte parti un pochino più non orientali, però esotiche, ecco, tipo la mia preferita è l'Egitto. Lì veramente mi sono trovata bene. Okiroki mi hanno scammato. No. Sì, Okiroki è scam, è una fregatura. Tutto sto gioco è una fregatura, tutta la vita è una fregatura. Posta ricevuta da Benjamin Hancock, oggetto
Esatto, qualità innanzitutto. Leggere la posta dalle manette Link. Per leggere la posta è necessario andare in una stanza privata. Puoi accedere alla tua casella selezionando... La stanza privata ora nel bel mezzo del nulla proprio non... Ecco fatto. Non è qualcosa a cui posso accedere, tesoro mio. Mi dispiace. Magari dopo... prima della fine dell'episodio, se ci arrivo viva, perché ci tengo a precisare che quando crepiamo in questo gioco si creano dei crateri. A me l'hanno detto, perché, ripeto, non sono ancora morta. Per quanto io giochi male e sto giocando in modalità difficile, parliamone. Non so se si vedono dalle impostazioni. E non so nemmeno se cambia qualcosa. Difficoltà, difficile. Perché sono una cretina e non riesco a giocare a un gioco in facile, quindi... Sta succedendo? Pioggia. Ricordo a tutti che quando piove... Cioè, lo ricordo in primis a me stessa, perché me lo dimentico. Quando piove dobbiamo tipo alzarci il cappuccio, perché sennò invecchiamo di 50 anni. E la stessa cosa in teoria succede al nostro carico. Piano piano si rovina. L'ideale sarebbe portarsi dietro tipo uno spray che lo curi. Cioè, posso dire curare il carico, insomma lo ristori, ecco. La via giusta? Sì, ma devo andare più là. Yes, sale, Egitto. Dov'era? Sharm el Sheikh. Nama Bay, Nabak, quelle zone lì comunque, si sta bene. Poi io adoro il mare, quindi ti lascio immaginare immersioni, barriera corallina, Mar Rosso, è stato veramente una bella esperienza, non come qui che scalo i monti, bestemmio. Nel frattempo cade giù la pioggia e l'ira di Dio. Tra poco farò la fine di Noè. E mi crescerà anche la barba, perché ripeto, se mi becca la pioggia invecchio. Lo seguo bene? No, è più a sinistra. Oh 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 oh. Ma che cazzo? Te lo dici da solo, fra. Sei tu che stai traballando, stai letteralmente facendo tutto tu. Eccoci qua. Ho visto la strada. La domanda è: ce la faccio a scendere senza cadere e morire? Ci provo. Ci provo. Voilà. Otra deck scansione topografica. Riparare le casse di carico. Sono tutte info che già conosciamo, nulla di nuovo. Ecco fatto. Ecco fatto. Vorrei, sai cosa, mettere tipo una canzone di sottofondo mentre ci sono questi viaggi pallosi, perché diciamocelo, è una palla, appunto. Però non so come si fa. Di conseguenza... o ci intratteniamo chiacchierando, oppure è molto triste con me che parlo da sola come la cretina. O come la posseduta, dipende dai punti di vista. Voilà. Fortuna che siamo quasi arrivati. Anzi, mi stupisco del fatto che non ci siano mostri. E mostri, voglio dire, fantasmi, insomma, quella roba lì. Perché finora quasi tutte... Che sta? Ma la barra stamina che mi scende? Forse mi scende perché sono sotto la pioggia, credo. No, non lo so nemmeno io. Davvero non lo so. Tutto un mistero sto gioco. Tutto quello che so è che la barra blu è l'energia e l'energia continua ad abbassarsi. E questa cosa me la fa o quando faccio sforzi in mani. Ma non è questo il caso, perché altrimenti il personaggio non cammina.
Se lui sta trasportando troppo peso non riesce a camminare. Che è sta roba? Smantella. Io mi sono giocato The Witcher 3 due volte perché per sbaglio avevo cambiato difficoltà e non mi ha dato un obiettivo su Steam. No, che presa male. C'è un ologramma? Oh oh oh, piano 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 piano. Non correre. Cazzo. Ho sgarrato. Aspetta, ho sgarrato. Come modificavo il carico? Ok. Dovrebbe esserci tipo la super mega cassa pesantissima. Ecco, questa qua. Devo lasciarla a terra. Altrimenti non si va avanti. Ho perso 24 ore di fila su Fallout 3 e mi lamento. Oh. Io volevo... No, lasciala stare la cassa. Io volevo provarlo Fallout 3. Anche perché l'unico Fallout a cui ho giocato è... Si chiama quello vecchissimo per PS3. New Vegas, se non mi sbaglio. Carico rovinato. L'hai rigiocato volentieri, era un bel gioco. No, ma quando il gioco ti coinvolge effettivamente è anche facile rifarlo per un solo trofeo o achievement o come lo vuoi chiamare. Però se becchi il gioco palloso, io per esempio dovevo platinare Until Dawn, che è appunto un gioco che si basa sulle scelte e le conseguenze, quindi ho dovuto rigiocarlo più volte per avere diversi finali con... Oh, 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 piano piano. Dove devo andare ora? E insomma, vi stavo dicendo, cazzo, c'è una foresta. È stressante parlare con quest'idiota che cade. Davvero molto stressante. Metti un attimo il menu. Esatto. E nulla, in quel caso davvero non mi è piaciuto rigiocarlo più volte. È stato odioso. Però per esempio Assassin's Creed Odyssey, bello, fatto tranquillamente. Poi simili. Le queste secondarie non finiscono mai. So che sta arrivando il Black Friday, quindi magari ci faccio un pensiero pure su quello. Però il multiplayer come funziona con PS4? Devi essere per forza abbonato a PS Plus. Passo, mocato. Mocato. Ce la faccio? Sì. No. Chiodo d'arrampicata, scala, chiodo, filo. Piano piano. Oh 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 oh, cazzo, aiuta! Cazzo. Minchia se ho rischiato. Su The Witcher 3 non c'è, su Fallout invece non so come funziona, mai giocato. Ok.
The Witcher, hai letto i libri o hai giocato solo il videogioco? Che succede? Che c'è? Fantasmi? Vento forte. No, i fantasmi no, no, Nora, per favore. Già sto col carico distrutto, ti guarda le casse, sono praticamente nere. Abbiamo visite il caspita. Dove stanno? Dritto davanti a me. Non li vedo. Onestamente non li vedo. Ok, inizio a intravederli. Piano, piano, piano. Cazzo, aspetta, se non faccio pipì si abbassa permanentemente la stamina, è questo quello che mi dici? Dov'è? Lì. Andando nella direzione giusta? No, sto andando fuori mappa, cazzo, devo andare più a destra che guarda caso dove sono i nemici. Allora, per ora hai solo giocato il 3 e stai recuperando i primi 2. Hai visto la serie su Netflix? Wow, Okiroki, la serie è bellissima. Io purtroppo shit. Purtroppo sono un po' al contrario, nel senso sta, scusa. Porca troia, corri! Corri! Via, dai, coglio. Cazzo, sta venendo proprio verso di me. Vabbè, un'altra ancora. Va tutto bene? Tutto bene. Vigore diminuito, Dimenticavo il piccolo dettaglio che quando ci sono i fantasmi il nostro personaggio letteralmente se la fa sotto e quindi resiste di meno a trasportare peso, a respirare, a camminare, a fare qualsiasi cosa di utile alla società, insomma. Vabbè, il grasso del pericolo è passato, fammi fare pipì perché davvero non penso che stia scoppiando sto tizio. Come si faceva? Ok, vai, tutto tuo. Là, tra le selve e i burroni, là, tra le nebbie fredde e il gelo, in mezzo ai fantasmi pianti il tuo piccone. Il cammino sembra più lieve. È una città o un qualcosa che dovrebbe interessarmi, ma ora come ora sto spruzzando in giro tipo il rigatore. Non riesco a prenderla sul serio. Oh mio Dio. Ciao, Amazing. Ok. Abbiamo scaricato la pipì. Siamo tutti felici. C'è un fungo? Vabbè.
Non riesco a capire perché la barra continua a scendere, davvero non si spiega. Sta scritto urina, ma se faccio pipì la barra non si alza. Che? Oddio, 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 oddio. Preferisco tenerla. Ma in questo gioco si deve cagare anche. Finora non ci è capitato di vedere questa bellissima impostazione, però se è possibile facciamo tipo le scimmie, non lo so. La tiriamo in faccia agli spettri e vediamo se fa danno. Effettua consegna. Consegna carico richiesto. Posso consegnarlo anche se è rotto, vero? Eccoci qua. Niente, stavo dicendo che la serie di The Witcher a me è piaciuta un sacco, soprattutto gli attori, secondo me sono stati bravi. Con questa unità possiamo alimentare il centro logistico con la rete chirale. E anche altri posti se funziona. Spero che le UCA usino bene la nostra elettricità. Posso guardare? Incredibile. Come hai fatto a portarlo? Hai volato? LOL, è una roba che ti è venuta in mente e sei passata a dirlo. L'importante è che l'hai detto. E poi è una roba carina, non come una certa persona che scrive fanfiction improvvisate su orsi BDSM. Ma chissà di chi parliamo, non la conosco. Assolutamente non conosco. Cioè, mi hanno dato S con tanto di awesome. Raga, non ho fatto niente, ho buscato dai fantasmi, ho pisciato da qualche nell'angolino. Ok, wow, davvero. O è lo standard delle consegne che si è abbassato, perché vi ripeto, i corrieri in questo futuro non girano. Ora ci serve solo una connessione alla rete chirale. Dai. Ecco qua, collanina satanica che vola. Calcoli matematici tipo meme della tizia che ragiona. E la connessione chirale. Storie sugli orsi mai sentite, lol. Allora, come va? Va bene. Dove per bene si intende male. E sì, sono vicinissima alla fine del gioco. Ti guarda quanta parte di mappa ho sbloccato. La banda di rete è limitata. Ogni struttura che costruisci ne usa un po'. Però, se aumenta il tuo livello di connessione, aumenterà anche la larghezza di banda disponibile. Vedi? Quasi la fine del gioco. Ah, tutto sbloccato. Mica sono solo 4 punti. Nah, assolutamente. Membro UCA aggiornato. Parco eolico. Si unisce alle UCA. Nuova intervista raccolta. Le interviste, ripeto, ce le leggiamo con calma a fine episodio. Oppure facciamo un po' e un po'. Perché si può fare soltanto una volta entrati nella stanza. E ora ci dobbiamo entrare per recuperare vita. Il parco eolico ha condiviso i dati a seguito all'affiliazione delle UCA. Adesso puoi usare il CCP per costruire i generatori. Tesoro, non ho nemmeno costruito un ponte. Come lo costruisco il generatore? Ma stai bene. Vabbè. Sono state aggiunte nuove funzionalità alle manette Link. Richieste di provviste, Bridge Link, nuove opzioni terminali di consegna, garage, affida carico, effettua consegna. Porca la miseria. L'area è connessa alla rete chirale. Ora potrai visualizzare le strutture degli altri giocatori e accedervi. Era ora che dessimo un contributo. Grazie. Ho sentito che il resto della tua squadra è stato annientato. Quindi ciò che fai è ancora più incredibile. Una spedizione di un solo uomo. Spero che Amelie se la cavi come te. Chissà se ha raggiunto Edgenot City. Lei ci ha affidato il parco eolico. Stavo nelle retrovie, Amelie ci guidava. Non l'ho mai vista di persona, ma è stato un onore viaggiare con lei. Quando la vedi, dille pure che te l'ho detto. Sam, Guglielmo del Toro, per te, sempre. Ho condotto un esperimento col tuo sangue. È
ho rilevato qualcosa. Oh, dopo no, la marijuana. Un campione vaporizzato del tuo sangue nel territorio delle CA, la loro attività si è ridotta. Anche se non è un risultato definitivo, dato che non abbiamo altri riemersi con cui fare ulteriori test, sembra che i fluidi corporei dei riemersi siano un repellente per le CA. Mamma sta sviluppando un'arma per verificare questa teoria. Il prototipo è quasi pronto. E quando lo sarà, vorremmo che lo collaudassi. Va bene. Anzi, mi fa piacere. Sam, questa è l'opportunità perfetta. Abbiamo quasi tutta la regione sulla rete chirale. Manca solo Port Knot City. Torna al Capital Knot City. Ciao, Naito. Per Port Knot. Quando arriverai, ti daremo il prototipo completo di persona. Un'ultima cosa. È raro che i corrieri arrivino a quel parco eolico. Già che vai lì, dovresti raccogliere tutti gli ordini in sospeso. Non ha senso tornare a mani vuote se c'è ancora del lavoro da fare. Dai un'occhiata a quel terminale. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Riposa. Che gli è preso? Oh, 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 piano! Ragazzi, si è rincoglionito il personaggio. Ma proprio tanto. Piano, con calma, effettua la consegna, effettua il carico smarrito. Ecco, bravo. Mamma mia. Conferma. Un collasso. Minchia, la carenza di ferro pure lui. Consegna carico. Ah. Anche se questa consegna ha fatto un po' schifo perché era tutto distrutto il carico, quindi non mi aspetto una S, ecco quello che voglio dirvi. Anzi, già se arriviamo a C forse è tanto. C di cretini. Ah, non ci ho proprio dato il voto, beh, ok. Non ce lo meritiamo. Siamo indegni per una cosa del genere. Ok, consegne non ce ne fa più fare. Possiamo accettare ordini, riciclare robe. Riciclare. Se consegni materiali in eccesso a una struttura, ne aumenti le quantità disponibili in loco. Questi materiali si potranno usare per fabbricare attrezzature. Ciao Kiroki, grazie per essere passato. Ci vediamo domani, con calma. Oppure ci si becca dopo nella live di qualcun altro. Varia di luogo in luogo. Non esagerare. Ok, il riciclaggio l'ho visto nell'altro episodio la settimana scorsa. E c'erano i cristalli chirali da riciclare. Però non so quanto sia positivo, cioè c'è tipo una barra di potenziamento a mia disposizione oppure no? Come faccio a sapere quanti ne servono per aumentare la sede? Grazie per il costante supporto. Ok. Non mi aspettavo questo ringraziamento. Nuovi materiali disponibili. No, non ho capito. Va bene. Armadietto condiviso non ci serve. Armadietto privato, fabbrica attrezzatura. No, a noi ci serve la stanzetta per riposare, la camera privata. Dove cazzo la metto? Questo che non ho capito. Forse devo darci più cristalli chirali, perché l'altra volta è questo quello che feci. Sganciai i cristalli e magicamente accadde roba. Boh. Penso che 150 bastino per un livello 1, cazzo. Non so nemmeno che risorsa può tornarmi utile, cioè non so cosa servono. Li dovrei conservare perché sono tipo materiale di crafting, oppure li dovrei buttare come sto facendo ora. Zero, zero, non so niente di questo gioco, non so niente. Brancolo nel buio. Ok, 2.42. Nada. Ben fatto.
Il parco eolico che hai allacciato alla rete è essenziale per continuare la nostra espansione. Come ricompensa, ho aggiunto una cosetta al tuo CCP. L'opzione generatore. Ricarica le batterie di ogni dispositivo nelle vicinanze. Sto parlando di macchinari, moto e altri veicoli alimentati a batteria. Questo è la roba che ci serve per far funzionare la motocicletta che abbiamo di là. Eccolo! Loli è indignato perché non l'hai ringraziato per il follow. Oh, l'ho appena visto, scusate, non c'ho l'alert perché sto giocando da PS4. Ciao Loli, grazie. Ti ricambio con un altro bel follow. No, scherzi a parte, mi distraggo perché sto guardando un altro schermo. Ok, generatore livello 1 ce l'abbiamo. Spero di riuscire a farci una motocicletta con sto generatore. Soprattutto spero di tornare indietro fino alla motocicletta viva. Mi fa fare niente. Grazie per il tuo contributo. Non capisco, lui è stanco. Raga, nei movimenti il mio personaggio non si muove bene. Cioè, guardatelo. All'affanno, sembra, non so, un asmatico dopo una corsa. Non c'è proprio nulla che io possa fare. Attento, sulla via del ritorno. Lo so. No, raga, non ce la fa. Non ce la fa proprio. Dormi, alzati. Massaggia le spalle. Sì, ti... No, aspetta, massaggiati la spalla. Bellissimo. Olè, Loli. Ma sti occhialini, li ho presi. Oddio, dove li ho presi? Non lo so, senti, sono vicino a Napoli, davvero ti devo dire dove li ho presi. Uè, belli sti occhiali! Ed è successo, punto. Fine della storia. Alta moda, insomma. Sì, sì. Proprio quello. Figo. Non so se hanno davvero una qualche utilità, però. Sai, la roba tecnologica. Tipo occhialino a infrarossi, invece no. Magari è solo per essere un coglione. Ok, puoi riposare, Fra, se vuoi. Ok, andiamo. Riposo totale 51 secondi. E se dormo invece? Recupera più roba? Fai vedere, dormi. Sam sta dormendo, forse anche per te è il momento di fare una pausa. No? Che carino quando dorme si abbraccia al bimbi! Ah, adoro! Che cazzo è Warframe che ti avvisa di smettere di giocare? I don't know. Anche perché Warframe non l'ho giocato. So che tu però ci sei stato infognato un bel po' di tempo. Quindi aspetta, questa è tipo l'opzione... Coglione, scostati e vai a fare altro della tua vita. Non giocare sempre a questo gioco stupido. Cioè, mi sta dicendo questo il gioco. Mameli, grazie a Dio. Mentre mi devo sorbire il personaggio che fa gli incubi e parla nel sonno. Ok, facciamo che ti svegli, tesoro, svegliati. Buongiorno, principessa. Wake up. Why you? Shotati calari e doce. Shakerà un attimo il bambino. Perché prima ho visto che, esatto, si è abbassata la barra gialla. Va tutto bene. E tutto bene. Nel caso in cui non lo sappiate, se si abbassa totalmente, cioè arriva a zero, il bambino smette di funzionare. Che spiegato così è spiegato male, però se smette di funzionare il bambino, noi non possiamo più percepire dove sono i fantasmi e di conseguenza andiamo a sbattere contro l'ectoplasma puro che ci divora e lascia un cratere nella mappa. E questo noi non lo vogliamo. Non lo vogliamo assolutamente. Vero, BB del cazzo? Bene, ha capito. Che babysitter perfetto che sono. Cos'è sto rumore? Un attimo che vedo roba strana.
Vedo icone che non ho mai visto, essendo nuova del gioco praticamente ogni icona è nuova, però devo capire. Quello a che serve? Raccogli chip di memoria. Sam, se trovi in giro dei chip di memoria, assicurati di depositarli usando il terminale più vicino. Non sappiamo che informazioni rare e importanti potrebbero contenere. Il tuo contributo renderà qualcuno molto felice, te lo garantisco. Bene, vado a posarli. Aspetta, i chip di memoria sono tipo... tipo i documenti del gioco, ecco. Cioè, se te lo do, tu mi sblocchi qualche dialogo, qualche... documento... sete di conoscenza. Bene, ma guarda un po'. Grazie di cuore, Sam. Cocktail di bimbo, sì. Cosa vuoi? Un margherita, metropolitan, angelo azzurro, ne ho di tutti i tipi. Chip di memoria ripristinato. Puoi visualizzare i dati del chip di memoria tramite le tue manette Link. Frame Arm Girls, biacco. Magari un nome di un gruppo, una setta giapponese di idol. Non... vabbè, non mi interessa. Questo è Loli che fa queste cose. Vigore recuperato. Posso andarmene? Aspetta, aspetta, devo accettare le consegne, cazzo, mi dimentico sempre. Mi dimentico perché un po' è la vecchiaia, un po' è proprio il gioco che... io e Andrea abbiamo perso l'argomento, ripeti un secondo. No, 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 sono io che cazzeggio da sola, tranquilla. Congratulazioni. Ti è consentito prendere ordini attivi. Sebbene siano di minore importanza rispetto a quelli assegnati a te, se sei di strada e ti avanza un po' di spazio, non sarà un problema fare un piccolo sforzo in più, non è così? E sebbene non siano missioni cruciali, per qualcuno sono importanti. È pur sempre una buona azione, no? Sì, ma io non sono un buon samaritano, sono un povero disgraziato. No, raga, ho trovato un chip di memoria con gente dal nome giapponese, biacco, tipo un gruppo, e ho fatto la battuta su Loli. Non ho detto niente di male, credo. Ordini standard. Sam, ricontrolla il riepilogo. Cosa? 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 No, 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 non hai capito un cazzo. C'è Capital Knot City, non so se vedete sulla mappa quanto è distante. C'è tutto quel pezzo di strada dovrei farmi. Muoio prima, sicuro. Almeno dovrei fermarmi da qualche parte, quindi mi conviene prendere l'incarico che mi porta a centro logistico. Consegnare e riposarmi a centro logistico. Poi l'incarico che mi porta a stazione secondaria ovest e poi quello che mi porta a Capital City, qua Capital Knot City. E ho capito, ma sono 40 e 55, 85, sì, ok. Mi si sfonda la schiena. detto in parole povere, si sfonda la schiena, punto. Che vi devo dire? Proviamoci. Conosci HoloLive? No. Che cos'è o chi è? Palle, non annullare niente. Oh. Di conferma e vai avanti. Ok, metalli. Bene. 116 su 125 però è un po'... beh.
Non posso descriverlo, cerca tu. Oh mio Dio, ti fai di questi problemi. Va bene, lo farò. Ordini per Sam. Dove lo devo portare? Ah, al centro logistico. Sì, sì, lo posso fare. Il problema è che dovrò buttare qualcosa. Non c'è tipo un modo per aumentare la mia capacità di carico? Cioè, invece di 125 farlo salire e avere più roba? No, dico davvero. Troppa roba. Troppa roba. 148 di peso. Devo rinunciare a qualcosa. Sai che ti dico? Annullale. Annulla l'ordine. Portiamo prima questo e poi... E poi consegniamo l'altra roba. Non posso fare altrimenti, davvero. Cioè, alla fin fine sto gioco prevede questo, che io vada avanti e indietro a fare la stessa cosa, ovvero consegnare pacchi. E il tutto cozza con quello che è la mia persona, perché io cerco sempre di ottimizzare il lavoro, quindi anche se a discapito del personaggio vorrei trasportare più cose e non fare avanti e indietro come l'idiota. C'è un ponte. Un ponte davvero? Devo camminare più lentamente. Cazzo! Mi spunti proprio in faccia al pilastro. Bene, ci sono. E niente, la musica non la posso mettere, già ve l'ho detto. O almeno non so come si fa. No, perché le impostazioni sono queste. Il menu di costruzione, la borraccia, la pipì. E il filo quando dobbiamo combattere, dato che combattiamo con un filo interdentale, non so perché. Perché ci sono le impronte del... del come Cristo Dio si chiama fino a qua, scusami. No, mo lo voglio sapere. Cioè, le impronte rimangono... Oddio. Cos'è qui? Non posso descriverlo. Andre VIP, io no. No, Andre è l'unico VIP perché dovevo provare l'impostazione per capire se funzionava e non ho ancora messo gli altri, però Gordo, appena finisce la live sarà una delle prime cose che farò, vai tranquillo. Anche perché io sono VIP sul tuo canale, quindi è onesto. Però vi dirò, al momento essere VIP non penso che porti vantaggi, perché, ripeto, con 50 iscritti ho potuto creare la community, ma non l'affiliazione, per quella mi servono le visualizzazioni. E ora ho una media di 2,97, ma non è ancora 3. Mi manca 0,03, porca miseria. Quindi, di conseguenza, essere VIP è solo l'ospizio di avere il diamantino vicino, perché in teoria dovrebbe darti gli stessi vantaggi di uno che fa le sub senza però fare le sub. Onestamente. O mi sbaglio, boh, cioè voi avete più iscritti di me, ditemelo. Sì, fra, tu sei un pazzo, quindi continua, stai zitto e non ti lamentare. Schiavo. Forza? Su, su, c'è una montagna da scalare. Ho dovuto sputar sangue per avere 3 medi, te l'ho detto, non è la cosa più semplice del mondo. Però fortunatamente non c'ho fretta. Cioè... se sono rose fioriranno, come dico sempre io. E ora arriva Naito che mi sfotte. Prima o poi. Come va Luni? Azz, hai fatto una domanda brutta a Naito. C'è un momento per ogni cosa. Adesso. Veramente brutta.
Lavoro, uni, nerdare. Non so cosa fare per prima questo povero sniper. Davvero è così urgente fare la pipì? C'è un momento per ogni cosa. Adesso no. Fai le bruschette. What? Le devo mangiare stasera. Qualcuno mi chiami le guardie. Oh, oh, oh. Non cadere, non cadere, non cadere, non cadere. A posto. Posso dirigermi da quel lato, giusto? Sì. No, preferisco tenerla. Tu, Ale, che cosa fai? Studi, lavori? Non te l'ho mai chiesto. Certo, la risposta più ovvia è: sono una divinità di Dead by Daylight, ma questo già lo sappiamo. Una sega, fa video su DVD o... Oh. Vabbè dai, tranquillo. Siamo tutti dei mito, tutto sommato. Ha finito le superiori il 17 di giugno. Ah, allora, scialla. Datti tempo. Se son rose fioriranno, vale anche per te. Attimo che devo andare più piano. Ecco fatto. È partita la canzone! Oh, grazie al cielo! Volevi fare cinematografia per diventare regista, ma non hai una lira e c'è il corona. Ma come te, sicuramente tantissimi altri hanno avuto questo problema. Ovviamente non per la cinematografia, ma in generale, per seguire il proprio sogno, la propria aspirazione. Quindi non sei il primo e non sarai l'ultimo. Però sai, non ti facevo tipo da cinematografia. Sentiamo, è un sogno che hai coltivato da tanto tempo oppure una cosa recente? Sto laggando a bestia. Stai laggando tu o vedi proprio la live che va a scatti, Naito? Se avete problemi di visione, connessione, audio, qualsiasi cosa che riguardi la live, ditemelo perché devo cercare di risolverli. No, no, è Naito. Ok. Sempre colpa di Naito, Loli. Sempre colpa sua. Ricordami, Loli, tu giocavi con noi a League of Legends o mi sto confondendo con qualcun altro? Non hai un profilo, allora è quello, mi sto confondendo. Ma sai su cosa non mi confondo? Sul fatto che dovevamo giocare insieme a Don't Starve Together. Là proprio non mi freghi. Cosa hai da dire in tua discolpa? Tra l'altro è un bellissimo gioco, Don't Starve Together. Il problema è che appunto si chiama Together, quindi ci devono essere persone per divertirsi. Che sei sempre disponibile, ma gli altri no. Lo so, anche io ho dato la mia disponibilità, però... Calcola che una volta manca Tizio perché non c'è la sera, una volta manca Caio perché non c'è il pomeriggio e non riusciamo proprio a concordarci, quindi... Cioè, o si cambia gruppo o ci si organizza tipo a turni. Una volta si fa la partita di sera per accontentare una e una volta la partita di pomeriggio per accontentare l'altro. Poi non lo so. La mia faccia vedendo Death Stranding è la mia mentre gioco, è Leon, uguale, anzi la mia è ancora più comatosa. Però buonasera. Quanto lo odio. Oh, però quando cade corre. Questa cosa mi piace. Quando cade non barcolla. È ottimo. Buon salve, buon salve. Come hai fatto qualche altra transizione nel mercato del calcio virtuale oggi?
Non mi è arrivata nessuna notifica della tua live, però, sai? O sono io che non ci ho fatto caso? Non mi è arrivata la live di nessuno. Ora cadi e il capo di Justit si arrabbia. Shh. Vale la legge di 3 secondi. Se lo divori in 3 secondi non ti prendi i batteri. No, no, nessuna live oggi, domani ti tocca. Ah, beh. Quindi ti stai facendo una programmazione per sapere che streami domani, mi fa piacere, vero? Una bella programmazione con gioco, ora, durata. Sì, sì. Be right back. Ciao Loli, a dopo. Dovrei fare una schedule, però vediamo. Troppo dettagliata. Vabbè, ah, io ne ho fatta una approssimativa, comunque più o meno la cambio. Bevi qualcosa, imbecille. Oh! Ci faccio i miei chitabi. Un attimo che devo bere. Un attimo. Puoi far ripartire quella moto se la carichi con un generatore. Fa una prova, no? Un attimo che si sta caricando la borraccia. Non me la fa usare. Santa pazienza, ok. Qual è il problema ora? Riprendi fiato. Oh, oh, piano. Bevi. Voilà. Ricarica borraccio. Mentre riavviavo mi è un attimo volata l'asta del microfono. Ecco cos'era quel rumore. Night ha un microfono stupendo. Ora che l'ha settato si sente anche meglio. Non so che modifica ci hai fatto, però. GG. Io invece, vabbè, lo sapete, ho preso di recente le cuffie nuove. Le chiamo cuffie da gaming, però sono alla fin fine sempre Amazon. I consigliati di Amazon per rapporto qualità-prezzo. Ripeto, il pensiero che conta, ok? Fossi con OBS te lo farei con TeamViewer. Famoso OBS che a me non funziona, già. Stendiamo un velo pietoso al riguardo. A proposito, devo ritentare perché sul portatile ci ho cambiato la batteria. Quindi chissà. Mi ero scordato di doverlo fare a Bruno. Vado e arrivo. Vada, vada. Anche se mi sa che quando torni starò ancora a cercare di attraversare il ponte. Però ci provo. Menu struttura. Dov'è il menu struttura? No. Un bridge link rappresenta un modo per descrivere il tuo legame con un altro corriere. Se vuoi stringere un legame forte, sigla un contratto strand. Onestamente non mi interessa, però grazie, NPC. Sistema richieste provviste, dati e posta. Non lo trovo questo dannato menu. Boh, I don't know, guys. Verrà il momento in cui lo scoprirò e allora dirò: oh, ma come sono stata stupida. Però fino ad allora resterò stupida e ignorante. Magari dovrei iniziare a giocarci da offline. Il problema è che non riesco ancora a distinguere quale parte del gioco è quest primaria e quale invece è quest secondaria. E ovviamente così facendo rischio che faccio una quest principale e faccio perdere a voi cose importanti della trama. E non va bene. Quindi, boh, devo un attimino pensare a come fare al riguardo.
perché mi rendo conto che giocarlo solo in live, e per la prima volta tra l'altro questo gioco, non è proprio il massimo. Non è il massimo perché io giustamente me lo sto godendo, per carità. Però forse se non mi concentrassi anche a intrattenere, oltre che a intrattenermi, riuscirei ad affezionarmici di più. Ovviamente è solo una supposizione. Magari è il mio istinto da gamer asociale che lo dice. Chi lo so. Sali sulla scala. No, no, fermo! Cioè, io la scala là, che cosa te l'ho fatta prendere a fare? No? Ma dimmelo, cretino, dimmelo. Cosa abbiamo fatto? Stava la scala e ti sei fatto... Lasciamo stare. Dai, cammina. Cammina, piano. Piano, 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 piano. Piano, piano, piano. Già. È una sudata. Ogni volta che devo fare una consegna mi sembra un parto. È proprio Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi vi farò sapere comunque se ci giocherò anche da offline. Poi se proprio capita che mi scappa la quest, la riassumo, se non è importante, non è quello il problema. Sennò l'alternativa sarebbe seguire lo stream di qualcun altro, però così facendo rischio ovviamente gli spoiler, e io odio gli spoiler. Cioè siamo proprio all'antipodi della mia morale, della mia etica del net, non si può fare, quindi non lo so davvero. Facciamo che come viene ce la prendiamo, dai. Voilà. Decontaminazione tutta. Accettato. Voi, vabbè, la maggior parte penso sia FK, però se c'è qualcuno che vuole interagire io vi ascolto. Soprattutto perché qui interagire significa tenere compagnia a una povera cretina che fa facendo il corriere dell'apocalisse, il babysitter, il ghostbuster e cose varie. Sono letteralmente un tuttofare. Voilà. Prego. Ho qui la sua pizza a 4 stagioni. Shit, perché mi è venuta voglia di pizza. Effettua consegna, carico richiesto. Tornata. Che ne pensi del carico? Modestamente. Mi ci è voluto un pochino, e per pochino si intende tipo un'ora di live, però ne è valsa la pena, diciamo così. Voilà. Consegna ordinaria. Trofeo sbloccato. K. K davvero. Nuovo titolo ottenuto. Hai ottenuto il titolo Fattorino Provetto. Continua a impegnarti per far riconoscere il tuo lavoro. Fra... no. Hai raggiunto varie livello 10. Ora puoi ricevere più mi piace. Non mi interessa dei mi piace. Ho bisogno di qualcosa che mi aumenti la barra del peso trasportabile. Ci si vede. Buon salve anche a lei. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Non posso accettare altro carico. C'ho 101 su 125. Anzi, devo andare a riposare. Dai, bro, smuoviti. No, 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 no. Ecco qua. Riposa nella stanza privata. Sia lodato il creatore. Quindi, non tutti i centri bridge hanno la stanzetta privata, tipo questo qua sì, la centrale elettrica di prima no, l'altra stanzetta prima di questa nemmeno, e Port Knot City invece sì. Quindi più o meno è sì no, uno sì e uno no, si alternano. Non so se è una cosa buona.
cioè forse dovrei già solo ringraziare il fatto che esista l'opzione, perché posta ricevuta, Jake Wind, oggetto, i nostri sforzi sono stati ripagati. Magari gli do uno sguardo, però prima vorrei un attimino vedere se c'è qualcosa che posso fare, tipo la doccia. E nel mentre ovviamente chiacchierò con voi. Il problema è di cosa chiacchiero. Chiacchiero del fatto che c'è un tizio che utilizza i nostri fluidi corporei per fare un cannone, una pistola. Non ho capito che tipo di arma è, ma è un'arma. Perché noi rinati... Ecco qua. Dai. La granata. Davvero chi ha creato il gioco doveva essere sotto effetto di stupefacenti? Usa il bagno e usa il bagno. Boh, usa il bagno. Cioè, ci sono molte cose carine. Kojima è stato stupefacente 24/7. Ah, è sotto stupefacente 24/7. Ok, 24 ore, 7 giorni su 7. Forse hai ragione anche tu, Loli. Boh. Quello che so con certezza è che devo davvero trovare un modo di affezionarmi a sta roba, perché sennò mi ci annoia tutto qua. E soprattutto non vorrei annoiare voi. Ok. Facciamo che ti bevi un paio di monsters, così riusciamo a trasportare il carico senza traballare come se ballassimo la conga, ok? Vai. Bevi. Su, su. Non esitare. Stupefacenti, no, non ti preoccupare, avevo letto bene comunque. Secondo me ci sono delle potenzialità in questo prodotto, perché tipo a me piacciono tanto i giochi ambientati in un mondo post-apocalittico, comunque cyberpunk e cose simili, e qua c'è la tecnologia, c'è l'apocalisse, quindi sì, è bello, però è come se mancasse qualcosa e non riesco a capire cosa. Poi per carità, non sono una critica d'arte videoludica, quindi magari... è solo un'impressione mia e io non sono nessuno per lamentarmene. Ma è questo. È come quando esco di casa e vengo assalita da quella sensazione. Oddio, sto dimenticando, non so, le chiavi, il portafoglio. Poi te li trovi addosso, però senti comunque che dimentichi qualcosa. Io provo questa sensazione qua. Sto giocando, un po' me lo sto anche godendo poco poco. Però appunto... Manca qualcosa. Manca il gameplay, almeno quello è il mio pensiero. Sì. C'è il gameplay qui, che cosa ti offre Loli alla fin fine? Cammini, consegni, crafti e pisci in giro nella mappa. È quello. O almeno per questi primi 4 episodi, vi ripeto, io ho fatto 2 ore e 3 episodi, quindi... boh. Sto sempre con la speranza che qualcosa di nuovo e più bello verrà. Però non ho le prove che questo accada, e finché non ho le prove mi sentirò sempre e comunque come se stessi... facendo cosa? Bevendo le monsters, mettendo gli occhialini, facendo la doccia, non... sono azioni che di per sé sono stupide. Poi ok, sì, tu mi dici servono a ricaricare le bombe, servono a ricaricare l'energia, però non mi ispirano. Beh dai, basta criticarlo. Piuttosto controlliamo il BB. Eccolo qua, che lo sento che sta piangendo. Calmalo. Sonno, minchia.
Lo calmi, tipo io quando ero piccola e rompevo il cazzo al pesce nella boccetta di vetro, stessa cosa. Ok, va bene. Beh. Le granate posso portarle con me oppure le tengo lì per bellezza? A perder tempo. Perché una granata contro quei mostri di Satana mi farebbe comodo. Fai vedere. No. Muovi a destra, muovi a sinistra e indietro. Non me le fa prendere. La tuta posso toccarla, almeno quello. Ispezione attrezzatura. C'è scritto not ready. L'unica cosa not ready è il pataterno che scende dal cielo tra 2 secondi quando inizio a bestemmiarlo. Cambia combinazione colori. Oh! Posso farlo? Posso? Wow. Wow. Mettiamoli viola, tipo melanzana. Vai, let's go. Perché è rimasto nero? Solo questi posso cambiare. Sì. Che cagata. Davvero che cagata. Mi aspettavo, non so cosa mi aspettavo, ma non erano gli occhialini color melanzana, però ci donano. Questo c'è da dire, sembriamo tipo quei wrestler messicani, come i luchadores quelli, vai. Ok, attiva il terminale. E direi facciamoci un pochino di lore, visto che stiamo a 1 minuto e 20 di live, una decina di minuti. Iniziamo a vedere la strada fin dove arriviamo e poi ci salutiamo. Allora, dov'è? Posta. G-Quind, i nostri sforzi sono stati ripagati, parco eolico. Caro Sam, chissà dove sei adesso, magari in un posto alimentato dal nostro parco eolico. Se c'è qualcuno che merita di beneficiare del nostro lavoro, quello sei tu. Prima di entrare nella rete, grazie a te, eravamo in grado di fornire energia soltanto a una piccola regione. Ma adesso raggiungiamo tutte le grandi città e andiamo anche oltre. Non conosco bene tutti i dettagli, ma in sostanza il passaggio di energia attraverso la spiaggia, che ancora ripeto non abbiamo capito che cos'è questa cazzo di spiaggia, ma va bene. Permette di evitare la dispersione causata dalle lunghe distanze. E questo ci consente di arrivare dove vogliamo. Abbiamo fatto bene ad avere fiducia nella seconda spedizione e a mantenere la struttura in buone condizioni. Grazie a te i nostri sforzi sono stati ripagati. Non ti ringrazieremo mai abbastanza. Pollice in su. Grazie, l'emoji è la parte più sintetica di tutta la mail. Facciamo che se mi mandavi la faccina felice e il pollicetto in su, avevo capito lo stesso. Nick Easton, Capital Knot City, quantità di carico e livello corriere. Come sta andando, Sam? Sicuramente saprai che la soddisfazione di tutti e 5 i criteri è fondamentale per la riuscita di una consegna. Quali criteri? What? Tuttavia, se sei un tipo come me, cercherai semplicemente di consegnare quanto più carico possibile. No, 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 forse non hai capito, Nick Easton. Io cerco di arrivare viva. Se poi il carico è con me mentre ci arrivo, tanto è bene, sennò sti gran cazzi. Se le cose stanno così, non devi fare altro che metterti un carico enorme sulle spalle e continuare a conquistare il bonus bridge. Cosa? Cosa, cosa, cosa? Se le cose stanno così, non devi fare altro che metterti un carico enorme sulle spalle e conquistare il bonus bridge per il peso totale del carico. Quindi è così che aumento. Ma davvero? Non c'è niente di male nel voler adottare un approccio semplice. Ai vecchi tempi era tutto più facile, ovviamente. Le strade erano in condizioni di gran lunga migliori. No, 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 c'erano proprio le strade. Qua non ci stanno le strade. Qua ci sta aperta campagna, fiume, montagna, bosco e porco due.
Ai vecchi tempi era tutto più facile, le strade, avere un autocarro comportava problemi più che vantaggi. A volte capita di vederli ai lati delle strade, chiusi e abbandonati, un vero peccato. E beh. Tuttavia c'è un risvolto positivo in questa storia. Oggi è diventato molto difficile trasportare grandi quantità di carico e la gente sa essere molto riconoscente con i corrieri che riescono a farlo. Ecco quindi spiegati i bonus. Qui al centro logistico, per esempio, dobbiamo assicurarci di avere sempre cibo e materiali sufficienti in magazzino. Ed è per questo che ogni consegna va sfruttata al massimo. Non oso immaginare cosa accadrebbe se restassimo a corto di provviste, faccina triste con la lacrimuccia. Perché sto leggendo le emoji, cazzo? Beh, ti ho detto la mia e adesso sai come far parte di te queste parti. Metti su una bella pila di carico. Ok, non ha senso quello che ho appena letto perché Nick Easton mi dice devo mettere più carico per sbloccare il bonus e portare ancora più roba. Ok, ma se metto troppo carico il mio personaggio non cammina. Quindi, what? Vabbè, Nick Easton parte 2, ancora vivo, novellino? Sam. Beck, ciao Naito. Come va là fuori? Hai fatto quello che dovevi fare, Naito, tra l'altro, a tuo fratello Bruno? Finisco di leggere. Ti dai parecchio da fare per essere un novellino, eh? Immagino che la cronopioggia dia dei problemi all'attrezzatura. Magari qualcosa è da buttare. Beh, non avere troppa fretta e sbarazzarti di quelle cose, faccina felice che ride. Potresti portare la tua vecchia attrezzatura a un terminale delle consegne e riciclarla, per poter poi fabbricarne una nuova di zecca. Non so se lo sai, ma questo sistema è operato dalla Bridge Strand Foundation. Proprio così è stata la presidente stessa a costruirlo per poter convertire attrezzi ed equipaggiamenti rotti in risorse nuovamente utilizzabili. Come mi irrita che ci sono parti del dialogo che sono evidenziate in giallo. Se invece la tua attrezzatura è soltanto in parte danneggiata, ma vuoi comunque disfartene, puoi usare un armadietto condiviso e donarlo a un altro corriere che ne ha più bisogno di te. La tua generosità potrà essere premiata con un paio di mi piace, per non parlare della bella sensazione di aver aiutato un tuo collega. Questo sistema ovviamente ha funzione anche al contrario, tu puoi ritirare le cose degli altri corrieri. Insomma, bla bla bla, ripongo grandi speranze in te, faccina felice, pollice in su, mano che prega e tanti pollici in su. Ok, capito. Benjamin Hancock, qualità innanzitutto. Come sta il BB, Sam? È shakerato. Spero tu sia riuscito a scongiurare il problema dell'autotossiemia. L'autotossiemia è quello che vi ho raccontato prima quando la barra gialla del BB scende a zero. Comunque mi chiedevo, come sta andando con il livello corriere? Immagino sempre meglio, magari non te ne frega proprio niente. Sì, non me ne frega un cazzo, bro. Onesto, voglio ammazzarmi. Sì, anche io, però, ripeto, non abbiamo modo di conoscere la trama del gioco se non tramite i dialoghi con gli altri personaggi, le mail, come in questo caso, e i documenti che troviamo nei chip di memoria. Quindi, che devo fare, Loli? Abbi un po' di pietà. Provo a renderla il meno pallosa possibile. Più di questo non riesco a fare. Allora, comunque mi chiedevo come sta andando il livello corriere? Sì, non me ne frega niente. La Bridge ha ideato un sistema speciale per valutare la presenza dei corrieri, incentrato su 5 categorie. Ah, ecco le 5 categorie che nominava l'altra mail. Quali erano? Condizioni del carico, peso, velocità, bridge link, varie. L'obiettivo è ottenere un punteggio elevato in tutte le categorie, ovviamente. Se vuoi un consiglio, credo che dovresti concentrarti soprattutto sulle condizioni. Che senso ha portare un carico da una parte all'altra del continente per poi farlo arrivare a pezzi? Ti ripeto, del carico non mi interessa, cerco di arrivarci viva, punto. Molto meglio concentrarsi soprattutto sulle condizioni del carico. Trattalo con il dovuto riguardo e verrai ricompensato con molti più mi piace. Più che altro uso le live di altri sempre come cosa secondaria, non mi concentro così tanto. Il problema è la cosa primaria. La cosa primaria. Aspetta, quindi ti stavi lamentando di Rocket League? State giocando a quello? Qualità innanzitutto. Fai tesoro del mio consiglio. Ok, sì, faccina felice. Vabbè. Alla fin fine questi più che consigli di lore erano consigli tecnici su proprio capire il menu, che per carità ci tornano comodi perché abbiamo difficoltà anche in quello. Dati,
Consigli, non mi interessa. Interviste, chip di memoria. Visualizza i dati. Ah? Che cazzo è? Cos'è? Frame Arm Girls era lo spin-off della linea di modellini di robot Frame Arms prodotti da Kotobui Kiya, in cui i robot di Frame Arms erano stati reinventati sotto forma di personaggi umani e femminili. È un action figure. Questo particolare modellino è la versione femminile di Biacco. Sebbene questa reinterpretazione dei personaggi possa sembrare tipica della cultura pop giapponese, in particolar modo del movimento Moe. Questo tipo di personificazione risale all'antica Grecia. Anche l'adattamento del nome di Amerigo Vespucci per il continente americano può essere visto come una sorta di personificazione. Che cosa squallida. Comunque niente, Loli è una Moe, non è una Loli, quindi non ti interessa. Come il resto del gioco, però grazie lo stesso per la compagnia. Sto facendo un modello ER. Un modello ER? Help? Forse questo gioco mi ha un attimino rincoglionito. Non ti ho seguito. Cosa? Ok, chip di memoria visto. Interviste. Ok, i muli e la sindrome da robot l'abbiamo già letto. La logistica no. Quindi ce lo leggiamo un attimino, anche perché è corto. Da Die Hardman, quartier generale Bridge, 5 anni fa. Fin dai suoi albori, la vita umana è stata sempre segnata da due piaghe. La guerra e la carestia. Il declino dell'America non ha messo in discussione questa verità fondamentale, ma c'è da dire che guerra e carestia non sono più problematiche urgenti. Hai mai sentito parlare di un prepper? Cos'è il prepper? What? Morto di stenti? Figuriamoci poi se a fare questa fine potrebbe mai essere stato un abitante delle Not City. Forse c'è... Non c'è più nessuno che lotta per il bene dei per i beni primari, ma ciò non significa che non si possa finire a corto di provviste. Tuttavia, il problema alla base non è mai un'effettiva carenza di risorse, ma una difficoltà a livello logistico. È proprio per risolvere questo problema che la Presidente ha fondato la Bridge e ha sviluppato la rete chirale. Nessuno è così disperato, ovviamente. Abbiamo tutti il necessario per sopravvivere. Ma è proprio qui che nasce il problema fondamentale. Le persone si isolano con estrema facilità, arrivando addirittura a dimenticarsi dell'esistenza degli altri. Si è liberi di vivere per se stessi senza darsi pensiero per il futuro, almeno per ora. La Presidente però aveva compreso il problema meglio di chiunque altro, e questo l'addolorava profondamente. Ok, alla fin fine ci dice cose che un po' già sappiamo, perché il nostro ruolo di corriere, io rido e scherzo, però in questo mondo è importante. Però grazie per aver precisato che la roba c'è ma nessuno che la trasporta. Bridge Baby già conosco, già conosciamo perché l'ho letta in live. Cronopioggia già la conosciamo. Forse leggo solo giusto la necrosi, così arriviamo a 1:30. Un attimo che voglio prima leggere Loli cosa scrive. Moe is a personal feeling, thus you could find whatever you want Moe. In sweet an infatuation with a girlish kind of cuteness. However, the girl doesn't De dere dere moments of tsundere character for example. Ok, quindi Moe è un concetto relativo, in parole povere. Se qualcosa è adorabilmente femminile, tu puoi chiamarlo Moe. Moe non è un tipo di persona. Sì, scusa, non... perdona la mia ignoranza, sensei. Necrosi, concetto di vita e morte per gli antichi egizi. Ok, allora, partecipanti Die Hardman, laboratorio quartier generale Bridge, 3 anni fa. Ah, secondo gli egizi, l'essere umano è un composto da due elementi, Ha e Ka, corpo e anima. Diverse scritture esaminano i due elementi nel dettaglio, ma forse è meglio semplificare il concetto in questo modo. L'anima è ciò che dà vita al corpo del bambino all'interno del grembo materno, ed è ciò che si separa dal corpo al momento della morte. Questo significa che il corpo è un semplice recipiente, pronto a tornare in vita se l'anima vi facesse ritorno. C-
cazzo dici? No, non è così che funziona, credo. Si tratta esattamente dell'esperienza che si prova in fin di vita, quando l'anima si separa dal corpo, anche se per breve tempo. Secondo gli egizi, la morte non è un processo istantaneo, ma graduale. Un processo durante il quale l'anima viaggia da un regno all'altro. Tuttavia, il Death Stranding ha sovvertito questo processo. Fino a quel momento la morte segnava l'istante in cui l'anima abbandonava il corpo per finire nell'abisso e viaggiare verso la spiaggia. Aspetta, 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 l'anima abbandona il corpo, finisce nell'abisso e va verso la spiaggia. E dalla spiaggia raggiunge il mondo dei morti. Quindi la spiaggia è il limbo, però tu lo chiami spiaggia, ho capito. Finalmente ho capito che Cristo è la spiaggia, grazie. Noctis Lefey, devo inviarti uno screen di urgenza estrema, Discord o WhatsApp. C'ho il telefono a portata di mano, fai pure su WhatsApp, anche se c'ho Discord pure lì, però dettagli. Allora, come sono felice di aver capito sta cosa della spiaggia. Il Death Stranding ha cambiato le cose. Un'anima che ha già raggiunto la sua spiaggia può tentare di ricongiungersi col suo corpo nel mondo dei vivi. Inizialmente era difficile credere a tutto questo. Ma la necrosi era la prova di un fenomeno a cui era difficile sottrarsi. È per questo che è fondamentale bruciare le salme dei morti. È necessario distruggere un corpo per recidere il suo legame con l'anima. Solo a quel punto l'anima sarà libera di viaggiare verso l'aldilà. Porca miseria. Comunque la fonte sono io. Cosa? Un attimo. Moe. Moe is when your heart gets. Ok. La sintesi più bella che io possa mai leggere sul termine Moe, Naito. Diciamo questo. La fonte sei tu. Ah, ok, Loli. C'era sempre il tuo zampino dietro, vedi? No, comunque mi piace. Sarà il mio nuovo motto. Ok, simmetria chirale. Oh. Non voglio leggerlo, però c'è il termine chirale, che è un'altra delle tante cose che ancora non abbiamo capito in questo gioco. La definizione migliore su Urban Dictionary. La migliore definizione del mondo. Punto. Ah, simmetria chirale. Ok, visto che è piccola, leggo solo simmetria chirale, poi basta, vi prego, fermatemi perché non ce la faccio più. Ok, sempre di Hartman, Laboratorio Bridge. 3 anni fa, l'aggettivo chirale viene dalla parola greca keir, che significa mano. Oh mio Dio, quindi avevo ragione quando nel primo episodio dissi: Oh, ma chirale me lo ricordo, significava tipo al contrario. Non è che significa al contrario, però effettivamente le mani, se le sovrapponete, sembrano simili, cioè combaciano, però sono l'una il riflesso dell'altro. Ok? Comunque, prova a osservare la mano destra e sinistra. Appunto, sembrano avere la stessa forma e la stessa grandezza. Stiamo dicendo la stessa cosa, bro! Ora prova a sovrapporre il dorso dell'una al palmo dell'altra e ti accorgerai che la forma non combacia alla perfezione ora. Prova invece a sovrapporre due palmi e, come per magia, combaceranno perfettamente. Come se una mano fosse l'immagine speculare, quindi specchio, dell'altra. Ma se le separiamo e le osserviamo con attenzione, ci accorgiamo delle loro differenze. È proprio questo il significato di chiralità, ossia una condizione in cui l'immagine speculare di una forma non corrisponde alla forma stessa. Mo' cazzate a parte che sta inventando sto gioco Hartman, Guglielmo del Toro e chi più ne ha più ne metta. In chimica esistono appunto queste molecole che vengono chiamate non chirali, sono comunque stessa composizione di atomi, però fisicamente nello spazio sono disposti in modo speculare, appunto, perciò quindi la chimica mi ha salvato il culo in questo caso. Si è ipotizzato che le CA siano le nostre immagini speculari e qualora dovessimo coesistere in uno stesso punto nel tempo e nello spazio, le nostre forme, per così dire, non sarebbero sovrapponibili se non per riflesso. Quando le particelle dei nostri corpi incontrano i loro corrispettivi speculari, si genera una voragine. Oh cazzo! Ecco perché se muoio
esplode il mondo. La nuova forma di comunicazione che abbiamo ideato sfrutta le spiagge, che ripeto significa il limbo, che sono simili a uno specchio dove si riflettono questo mondo e l'aldilà. Proprio per questo motivo abbiamo chiamato il sistema rete chirale. Ok, allora aspetta. Passi indietro. Cazzo. No, scherzi a parte, passo indietro. Il mondo dei vivi, il mondo dei morti, nell'antico Egitto, il loro concetto è stato preso, rielaborato, unificato, ci hanno buttato dentro un po' di chimica con la chiralità e hanno detto ok, questo è Death Stranding. Vabbè, va bene. Come promesso, basta lettura. Per oggi abbiamo avuto la nostra dose quotidiana di info sul gioco e ci troviamo perché ho fatto anche la ventina di minuti. Perfetto. Usciamo dalla stanza privata con la nostra nuova mascherina rigorosamente fucsia o viola melanzana, non so come la devo definire. Opla. Collega Port Not City alla rete chirale. Accetto un nuovo ordine di Sam Capital. Sì, ok. Tutte cose che non faremo ora perché tra poco ci salutiamo. Sono le 36. Quello che vorrei fare è cercare di ripristinare la moto. Fai buon viaggio. Dato che, come ci hanno detto i tizi della centrale elettrica di poco fa, abbiamo sbloccato una specie di torretta generatore che può ripristinare la batteria della... Brum brum, eccola là. Solo che non ho idea di... Non ho idea di come farla funzionare. Ok, qui... No. Qui... No. Qui... No. Devo prendere il kit, mi sa, raga. Salve, come va con le consegne? Con le consegne ci siamo fermati. Ne abbiamo fatta una sola. Da questo punto, dove non mi viene il nome, fino alla centrale elettrica. Abbiamo litigato con un paio di entità, però non siamo morti, nemmeno questa volta. Ce la caviamo sempre con tanto di culo, per fortuna. E eccola qua. Abbiamo letto un pochino di documenti sulla trama del gioco, perché vi ripeto è difficile comprenderla altrimenti. E ora ripariamo la moto e ci salutiamo. Siamo praticamente alla fine e raggiungiamo le 2 orette che vi ho promesso. Né più né meno. Dove sta l'armadietto? Armadietto condiviso. Dona armi. Sam. Ma sì. Usa armadietti condivisi per scambiare carichi con i corrieri. Bene. Non so, prenditi le mie scarpe, tanto fanno schifo. Non ho niente di meglio da offrire, cioè mi sento tipo San Francesco che si spoglia dei suoi vestiti e li dona ai poverelli, anche se i suoi vestiti sono chiave che... Non sarai più in grado di riprendere i carichi depositati negli armadietti condivisi, vuoi continuare? Tu che dici? Prendi carico, no? Come si ottiene? Ottiene materiale, ricicla, accetta ordine, fabbrica attrezzatura. Però non ricordo... Sembra che un carico sia stato trasportato alla sua destinazione a nome tuo. Accedi all'armadietto condiviso per prenderlo. Niente di interessante, devo solo capire come recuperare esatto il CCP che ho qua. Portalo sulla schiena. Conferma. E in teoria ci siamo. Perché è col CCP che si costruisce. Fin qua ci sono arrivata. Il CCP è una specie di crafting table...
di questo gioco. Quindi bello, bene così. Avvio stazione. Calzature in condizioni critiche. Sostituirle subito. Calzature in condizioni critiche. What? Si fa con 4 di wood plank. Sì, sì, però dipende, perché in questo caso il wood plank deve essere rigorosamente di betulla, se no non funziona. Cazzo, ma davvero va scalzo? Adoro. Aspettate che rallento, se non ce la fa. Oh, oh, oh. Ok. Ora dovremmo poter costruire. Voilà. E no. Torre di guardia, ponte, box postale, generatore. Generatore energia eolica che ricarica le batterie di un veicolo ed eventuali batterie in una determinata area. Una volta costruita, questa struttura può passare a livello 2. Costruisci, costruisci. Però devi costruire. Ma cavolo. Ecco qua. Che occhiali ha. Oh, sono belli i miei occhiali. Perché li criticate? Guardatelo. È il Gatador. Che... come faccio a recuperare? Costruzione completata. Ma è ancora rotta. È ancora tanto rotta. Cioè, se salgo su questa è tipo la lambretta del nonno, il tre ruote. Beh, proviamoci. Carica sulla moto. Oh no. Ho questa brutta sensazione che se carico la roba sulla moto poi devo badare all'equilibrio della moto stessa. Che palle. Va, proviamo così, boh. Un attimo che vi leggo la chat. Halloween, suppongo. Lo hanno verniciato, mi sa che manco 200 metri fai con questa. No, è rottissima, dove vado? Non posso aggiustarla, deve esserci un modo. Ci vuole un oggetto, ci vuole un'altra struttura tipo questa. Com'è che viviamo in un mondo super tecnologico, futuristico? Mi servono delle scarpe nuove. E io giro cutro e rotolo nonno. Ma vabbè. Si fa quel che si può. Riparare i veicoli. I veicoli hanno un limite di durevolezza e diventeranno inutilizzabili una volta superato tale limite. La durevolezza viene ripristinata parcheggiando il veicolo nel garage. Per depositare un veicolo, parcheggialo sull'apposito ascensore. Qual è l'ascensore? Qual è? Cos'è? Dov'è il garage? No, non ho capito, raga. Come sblocco il garage? Cioè, l'ho letto prima da qualche parte, ma non ci ho fatto caso. Oddio. Fighissimo. Però si scassa. Scendi? No, bro, devi scendere. Ecco. Avvio stazione. Non ho idea di... di come procurare il garage tutto qua. Eccomi, la nuova Harley. Sì, 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 guarda, ultimo modello. Ricomincia il gioco. Non ha senso. Se ricomincio il gioco stiamo sempre là, perché... e non è che sono io che non ho seguito la trama, è proprio...
il gioco che mi fa di tutto per non farmela capire. Né la trama, né gli indizi sul tutorial. Sì, però fra, corri, fai qualcosa, dai. Su, su, forza, scattare. Forse non corre perché non ha le scarpe. Infatti lo vedo un po' zoppicare, quindi mi tocca prendere un nuovo paio. Fortunatamente ce l'ho nell'armadietto privato, se ricordo bene. Vedi? Stivali dei muli. Voilà. Indossa. Ok. È un mulo. No, 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 in questo gioco i muli sono davvero... si chiamano muli perché sono persone che sono tipo dipendenti dal consegnare gli oggetti, proprio come fanno i muli da carico. L'ho letto nello scorso episodio, il documento legato a loro. Un attimo, c'era scritto garage? Non ci ho fatto caso. Accetta ordini, effettua consegna, materiale, ricicla, affida carico, garage. Perché non me lo fai fare? Non è disponibile nessun veicolo. Cosa cazzo dici? Ce l'ho qua fuori. Devo portarlo dentro, forse? Posso portarlo dentro? Questa è la vera domanda. Comunque si sta correndo, quindi prima non correva per colpa degli stivali. Devo capire sta roba del garage, se no non sono soddisfatta. È più forte di me. Un attimo. Limite alle armi revocato. Utilizza il veicolo. Brum brum, madafaka. Avvio stazione. Stazione in linea. Monocrono. Ok. Le armi saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto. Esaminazione. Accettato. Benvenuto, Sam Corbett. Ok. Più dentro di così non lo so. Davvero non ho idea. Eccolo qua, garage. Tre ruote. Si chiama veramente tre ruote. Io lo chiamavo in napoletano tre ruote, ma è davvero quello il suo nome. Adoro, adoro troppo. Deposita veicolo. E lasciamolo stare per non so quanto tempo. Tanto ora stiamo andando offline, quindi si spera che domani sarà pronto. Ci ho lasciato il mio carico sopra, ma non penso faccia qualcosa. Vero? Si bugga il carico. Vero? Non lo so. In ogni caso lo scopriremo domani alle 18.30. Purtroppo con un altro episodio. Dico purtroppo, però vi ripeto, prima o poi dobbiamo pure affezionarci a questo gioco. Chi lo sa, magari a furia di consegnare diventiamo come i muli e ci viene non so il pallino per fare questa roba. C'è qualcuno online di voi che sta facendo stream? Lo chiedo perché questa settimana vorrei provare a fare più host. Voglio rendermi utile alla società di Twitch. Sì, c'è Denisi. Guys, volete farmi compagnia in un host? Non l'ho mai fatto, please. Facciamolo insieme, così ci salutiamo là. Nisi, sì, la conosci giustamente. A voi altri sta bene, mi riferisco a Naito, Loli, Amazing e Get Affiliated Now Bot, Let's Do This Streamers Bot, Lurks Bot, insomma tutti gli altri bot fedelissimi. Andiamo a fare raid. Ok, aspetta, ricordiamo come si fa. Raid. Manda gli spettatori su un altro canale al termine del tuo streaming. Ah, ok, quindi questo chiude anche lo stream. Va bene, guys, ci salutiamo. Vi mando i cuoricini nell'altra chat. Proviamo questa magica esperienza e fate i bravi con Nisi, ok? Andiamo. Let's go. Su, carichi, conquistiamo la chat di Nisi. Let's go. Perché non parte? Ok. Let's go.
attimo che esco. Sto arrivando, guys, un attimo solo.